Io nel booklet, nella presentazione del disco, quello Stradivarius, io ho fatto questa presentazione che è intitolata Da Composer a Performer, che può essere un buon punto, diciamo, di avvio per il mio momento attuale, come lo sto vivendo, insomma. E anche perché questo momento attuale in realtà viene da lontano, tra virgolette, appunto, non essendo io un ragazzino, ma avendo la barba bianca, no? E qui devo riconoscere, insomma, che io ho avuto una grande fortuna, e cioè quella che nei miei anni di esordio, cioè quando ancora facevo il conservatorio, quindi avevo 20 anni, ho potuto subito, immediatamente, entrare in contatto al Conservatorio dell'Aquila con personaggi come Domenico Guaccero, Franco Evangelisti, e poi con Nuova Consonanza, e quindi anche Giacinto Scelsi, e tutto questo entourage romano di allora, Pennisi, Bortolotti, insomma, è veramente una ricchezza di presenze che all'epoca sembrava normale e quindi non ci si faceva caso. Ma a ripensarci oggi invece è una cosa straordinaria, perché invece adesso, al contrario, il panorama è abbastanza deserto, devo dire, purtroppo. Quello può essere un punto di partenza nel descrivere Alessandro Sbordoni, perché appunto in quella vivacità, diciamo, di fare. E anche poi che si allargava, tra l'altro, non solo alla musica contemporanea. Io ho collaborato con gli Intillimani, ho fatto un disco con Mario Schiano, Domenico, c'era cioè il famoso Dedè. Insomma, c'era veramente, era trasversale questa vivacità, fatto abbastanza romano, devo dire, perché invece in altri siti la musica contemporanea era invece molto irreggimentata al suo interno, diciamo così. Quindi, poi che cosa è successo? Poi è cominciato un venir meno di queste persone, proprio per morte fisica, cioè Evangelisti nell'80, Guaccero nell'84, Scelsi nell'88, Macchi nel 92, insomma, è stata veramente una strage, vorrei dire, no? È stata una cosa terribile, perché poi, tutto sommato, non è che fossero persone anziane, perché Evangelisti è morto, insomma, c'era cioè 50 anni, poco più di 50 anni, insomma. Quindi, ecco, questa situazione ha fatto sì che io poi mi sono trovato, invece, negli anni 80, appunto con l'imperversare poi del postmodern, cioè in uno scenario totalmente diverso. Allora, come ho reagito? Ho reagito cominciando pure io a scrivere le partiture, in qualche modo a un po' accademizzare, diciamo così, il lavoro del compositore, cioè a restringerlo entro parametri sia formali che anche sonori, diciamo, un pochino, infatti, vedi, un pochino così, non avrei paura di definire accademici. Se non che poi, subito dagli anni 90, questa cosa non mi stava granché bene. Ho cominciato a scrivere dei pezzi in cui sentivo il bisogno di una grande espressività, insomma, di una grande espressività, Duc di Liballai, nel pezzo che ho fatto per l'Orchestra della Toscana, oppure le fantasie della lontananza sui testi di Emily Dickinson, e così via, insomma. E, dopodiché, con gli anni 2000, invece, ci sono stati due fatti importanti. Intanto, uno è stato la scoperta della fisarmonica, che per me è stato proprio una svolta, in quanto magari per motivi che potrei definire in seguito, no? E poi anche il rendermi conto che invece l'improvvisazione da me praticata molto, appunto, nei miei esordi, e che si era un po' inabissata, invece riveniva fuori con una, direi quasi violentemente, cioè si voleva imporre questo fatto dell'improvvisazione, anche se non lo capivo ancora bene, diciamo, all'inizio del 2000, 2002, eccetera. Allora ho cominciato a fare un corso di improvvisazione all'Aquila, dove insegnavo, no? Che poi ho continuato anche a Roma, Santa Cecilia.
E questo mi ha dato così modo di cominciare a riflettere sul fenomeno improvvisativo e di scoprire che dietro questo fatto, dietro questo impulso all'improvvisazione si nascondono cose molto, ma molto interessanti. Appunto, intanto il fatto che l'improvvisazione si pone oggi come apertura verso mondi anche molto diversi, cosa che invece in anni passati non accadeva, almeno non accadeva in questa misura. Ma poi anche la consistenza del fenomeno improvvisativo. Perché, e qui devo parlare ancora un po' di me, io penso che la mia evoluzione, il mio sviluppo compositivo mi porta a lavorare in tre direzioni. Una è quella di capire la mia identità, diciamo così, cioè che cosa mi piace. Proprio letteralmente, che cosa voglio fare, che cosa mi piace in senso musicale, senza pregiudizi possibilmente, proprio con la massima apertura. Se mi piace la tria di Do maggiore, non vedo perché non devo farla. Il secondo fattore importante è, diciamo così, il fatto che oggi ci troviamo in un mondo globale, no? E questa è una banalità, però è una banalità comunque importante, perché sicuramente è una situazione molto diversa. Quindi quella che Cavoraletti definisce la fonosfera globale, diciamo così, no? Comporta per il compositore un aprirsi a materiali magari a volte poco considerati e poco utilizzati, diciamo così. Quindi non solo il sistema temperato, ma per esempio anche altri rumori acusmatici, no? Da cui è nato per esempio tutto un uso per me della fisarmonica, tutta una tecnica, diciamo, di trattare la fisarmonica, che ha visto poi l'esito del CD che ho registrato con Roberto Fabriciani, e in cui secondo me è già un primo punto d'arrivo, diciamo così, da cui che poi si potrà ancora sviluppare, ecco. Quindi il lavoro della ricerca dell'identità, l'apertura alla fonosfera globale, come la definisce Cavoraletti, ma poi la cosa importante è che il compositore, insomma, si capisca all'interno di una situazione. Cioè il compositore non può essere un personaggio isolato, seduto alla sua scrivania, che pretende di scrivere il capolavoro immortale. Secondo me questa è una figura di compositore ormai totalmente obsoleta e che non risponde poi proprio per niente più ai fatti. Ecco. Il compositore invece è uno che agisce in una situazione esistenziale, la sua situazione esistenziale che gli si apre in quanto anche destino, voglio dire, di quello a cui lo ha portato la sua vita, diciamo così, no? Da questo punto di vista, insomma, c'è da assumersi una grossa responsabilità, perché, allora, infatti, il fenomeno improvvisativo perché ridiventa centrale? Perché nell'improvvisazione, in realtà, certo, c'è una interazione tra persone, perché io appunto il fenomeno improvvisativo lo vedo più che da solista, da gruppo, no? Quindi c'è una interazione, definiamola così, orizzontale, no? Che potremmo definire intersoggettiva. Ci sono più soggetti che interagiscono nella creazione di un risultato musicale. Ecco. Però questa interazione intersoggettiva, in realtà ogni soggetto è un soggetto, quindi ha una sua verticalità, diciamo, no? Ha un suo interno, impulsi, tendenze, appunto. Io ho quello che piace a me, tu hai quello che piace a te, lei ha quello che piace a lei, però noi dobbiamo trovare il modo che tutte queste verticalità soggettive, dobbiamo trovare il modo che interagiscono in una orizzontalità in cui non può avvenire qualunque cosa, perché altrimenti qualunque cosa non avrebbe senso poi per un pubblico, mettiamo, no? Ma sono tutte intersoggettività dotate di una loro consistenza, quella che io chiamo la verticalità, che vanno in qualche modo armonizzate fra di loro. E di qui nasce l'improvvisazione, secondo me, come nuova dimensione della musica. Cioè il fatto che più persone, ognuna dotata di una sua identità musicale ben precisa, si mettano insieme e declinino queste diverse identità in maniera da trovare quello che poi è un risultato comune. Ecco, questo fatto, per esempio, noi l'abbiamo realizzato con Roberto Fabriciani,
esattamente quello che è successo. Lui ha portato il suo enorme sapere flautistico, diciamo così, ma anche musicale, compositivo. Io ho portato i miei suoni, la fisarmonica, eccetera. Abbiamo unito queste due cose e sono nate queste registrazioni che poi hanno portato anche a delle composizioni vere e proprie, composizioni aperte, aleatorie ovviamente, ma che però sono replicabili, non sono semplicemente una tanto, una volta fatte poi ognuno se le scorda e fa altre cose. Ecco. Come avveniva nel gruppo di improvvisazione di Nuova Consonanza, i pezzi comunque si affermavano in una tradizione, diciamo così, tra virgolette, orale. No, però comunque nasceva, diciamo, una identità di pezzo, diciamo così, che diventava quasi una partitura poi, perché anche se non era una partitura scritta. Ecco, quindi secondo me, appunto, e qui si apre una prospettiva di lavoro concreta, per me come compositore. Il lavoro che vedo nel futuro è di lavorare su queste due dimensioni, la dimensione verticale della mia ricerca di un'identità di me collocato appunto all'interno di una situazione globale, di suoni, eccetera, eccetera. Però poi anche un'apertura, una dimensione orizzontale che si apre alla collaborazione e anzi qualcosa di più di una semplice collaborazione, una interazione con altre appunto identità. Per cui poi si crea appunto una dimensione sonora che è quella che poi diventa pezzo, concerto o quello che sia, insomma, adesso. E questo non pone più limiti tra lo scritto e il non scritto, perché io posso anche alla fine scrivere un pezzo, no? Con Roberto infatti abbiamo scritto delle partiture per poi poterle rifare. E questo, insomma, il ventaglio di apertura della scrittura in realtà allora diventa uno strumento utile e che ti sostiene, no? Perché ci possono essere diverse situazioni. Se per esempio devi fare un pezzo con l'orchestra, è chiaro che sarà massimamente scritto. Se invece fai un pezzo in cui suoni in maniera estemporanea con un amico, non c'è bisogno di scrivere, basta prendersi degli accordi. Quindi direi che il futuro è aperto a tutte le possibilità, ma l'importante, a mio modo di vedere, è che la dimensione verticale e la dimensione orizzontale trovino sempre il modo di coniugarsi, di integrarsi, che non ci sia mai un'affermazione identitaria in maniera astratta, che prescinda, diciamo, da una situazione esistenziale reale nel mondo, diciamo, reale. Ecco. E quindi questo comporta comunque, secondo me, anche una certa responsabilità di presenza, no? Perché comporta comunque sia una conoscenza di se stessi e quindi un approfondimento di quelle che sono, appunto, come dicevo, le proprie identità dal punto di vista musicale, qui stiamo parlando, ma sia poi una conoscenza anche della situazione del mondo reale, perché se tu ti devi confrontare con questo mondo, no, in qualche modo lo devi anche poter conoscere. Secondo me il performer, come avviene nella vita di tutti i giorni, in realtà richiede anche essere compositore. Cioè, no, non rinuncia per nulla, appunto, il compositore è la verticalità, diciamo, il performer è l'orizzontalità, no? Ecco, e tutte e due queste dimensioni devono trovare il modo di interagire per avere una musica che non sia poi troppo astratta o troppo distaccata, diciamo, rispetto al mondo reale.